Dopo tanto tempo, ben ritrovati. Oggi ti realizzo questo nuovo episodio del podcast perché venerdì mi hanno hackerato il profilo Facebook e mi hanno tolto tutte le risorse connesse, quindi le pagine e il business manager. E attualmente le forme di comunicazione che posso mettere in atto per comunicare con te, per portarti un messaggio di crescita personale, per aiutarti ad attraversare i tuoi momenti di lutto, di cambiamento, di perdita, di rinascita, sono il podcast e i video su YouTube. Oggi questo non sarà un podcast come gli altri, dove ci sono delle attivazioni gestaltiche, domande gestaltiche, come se fosse una sessione di coaching. Oggi voglio parlare con te e voglio raccontarti la mia esperienza proprio da persona, non soltanto da coach. Ma se non mi conosci, intanto mi presento. Sono Carolina Venturini, Petloss Coach e Business Coach. Fino a venerdì mi occupavo del lutto animale. Come ho detto più volte, il lutto, le morti, le cose che accadono all'improvviso senza il tuo controllo e chiudono una fase di vita, cambiano gli equilibri della vita di una persona. E per me il hackeraggio è una morte, perché dal mio profilo Facebook partivano appunto la gestione di due pagine che per me significavano tanto. Erano il mio modo di comunicare, ma c'era anche una pagina per me, erano la mia casa, erano il posto dove mi sentivo tranquilla, al sicuro, e questa violazione, questo furto di identità, questo furto di proprietà mi ha portato a rendermi conto della fragilità del mondo meta e della fragilità del mondo digitale in senso ampio. Come si vive? È un cambiamento repentino che non dipende da te. Come si affrontano le situazioni in cui, indipendentemente da quello che tu vuoi, qualcun altro decide per te e chiude per sempre qualcosa che per te significava vita, realizzazione, amore, incontro, relazione, opportunità di crescita, anche svago a volte. È vero che una pagina Facebook è meno grave rispetto a un lutto, ma il punto non è il cosa, l'oggetto, ma il come si vivono le cose e il cosa significava. Perché se andiamo sempre a giudicare l'elemento di perdita, ogni cosa può essere banalizzata, persino la morte di un bambino può essere banalizzato. Ci sono tante persone che quando qualcuno vive un aborto vengono lì e ti dicono: ma cosa vuoi che sia, ne puoi fare un altro. Allora io vorrei proprio passare questo messaggio: non banalizziamo le morti, non banalizziamo le cose che terminano, perché se terminano e lasciano uno strascico dentro le persone, vuol dire che queste cose significavano e hanno diritto di essere rispettate, come hanno diritto le persone che vivono delle perdite di essere rispettate. Se in questo momento sei qui, probabilmente sei qui perché hai perso qualcuno o qualcosa di importante che significava per te. E allora ti metto a disposizione la mia esperienza, perché l'hackeraggio è stato un atto repentino dove io non ho avuto il tempo necessario per correre ai ripari, perché è successo nell'arco di un minuto, dalle 13:03 alle 13:04, momento in cui io ero a pranzo, quindi mi sono accorta di questa cosa ore dopo. Quindi non c'è stato modo di gestire, non c'è stato modo di correre ai ripari in nessun caso. Questo succede in tante situazioni, sia con gli animali, sia con le persone, sia nelle situazioni normali della vita. A volte accade qualcosa in maniera repentina che trasforma immediatamente la vita. È una trasformazione che non hai chiesto, che non potevi controllare, una trasformazione che attiva dei sensi di colpa e che ti porta a chiederti: ma se io avessi fatto di più, se mi fossi accorta, se avessi prestato più attenzione, se fossi andata, se avessi fatto, sono tutta una lunga serie di sé che ti tengono in un contesto di vittima e ti fanno sentire inadeguata, sbagliata, mancante, colpevole. E invece è che non c'è colpa. La colpa non è tua, semmai c'è la responsabilità di come si gestiscono le cose. Ma in certi contesti, per quanto ognuno di noi ha la responsabilità della sua vita e delle sue risorse e di come le gestisce, esiste anche la responsabilità di chi fa del male, la responsabilità di chi toglie qualcosa che per te significava. Quindi c'è 50-50, non è tutto sulle tue spalle. Però la percezione del cambiamento quando accade una fine è
è qualcosa che la società giudica, perché se non lo vivi in prima persona, no, tante volte non lo puoi capire a livello empatico, e quando ti capita ti scontri con l'indifferenza, con la qualità delle relazioni che avevi veramente intorno a te e con la capacità degli altri di esserti di ascolto, di aiuto, di supporto. Ci sono persone che ti giudicano, ci sono persone che ti invitano subito a smetterla di parlarne e di andare avanti, e ci sono persone che tacciono o che si defilano, e questo ferisce. Quando perdi qualcuno o qualcosa di importante, il fatto di incontrare anche la fretta, l'indifferenza, la superficialità del resto del mondo è un qualcosa che si aggiunge all'esperienza di perdita che hai vissuto in quel momento. Ma la persona vive anche proprio la percezione del cambiamento, perché ci sono certe perdite che tu le senti dentro il corpo, che cambiano la vita, perché c'era un prima e c'era un dopo. Quando in una famiglia viene a mancare il marito o il padre per un figlio, la vita non è più uguale. Lo stesso dicasi anche per gli animali, quando si tratta di persone sole, quando si tratta di persone che intorno a questo animale ci avevano connesso tutta la propria capacità di andare nel mondo, la propria socialità, la propria voglia di vivere, il fatto di avere un motivo per vivere. Le persone giudicano i significati degli altri, ma ognuno di noi stabilisce che cosa significa le relazioni e le cose di cui si circonda. Per qualcuno un oggetto non significa niente, è solo un oggetto. Per qualcun altro quello stesso oggetto era il ricordo di qualcuno di importante che ti aveva amato. E la perdita, il furto, la ruberia in altri modi è un danno. E il lutto, anche quando c'è il lutto animale, contempla anche la tua relazione e il tuo confronto con il sentirti danneggiato dalla perdita, e quindi come si può sentirsi meno danneggiati, come si può colmare questo danno. Il senso di giustizia è qualcosa che entra, perché chiedere giustizia, pretendere, cercarla, trovare i modi per ottenere giustizia rispetto alla perdita che si è avuta, è un meccanismo naturale e normale. Io ho denunciato perché per me era un atto di giustizia. È vero che milioni di profili al mondo vengono hackerati tutti i santi giorni, ma il fatto che qualcuno l'abbia fatto e lo continui a fare tutti i giorni non è una giustificazione sufficiente per non chiedere giustizia, per non chiedere che i colpevoli di questi reati vengano assicurati alla giustizia. Probabilmente questo non sarà possibile, perché come spesso accade, hacker fanno saltare di server in server tutte le informazioni, quindi è praticamente impossibile trovarli. Però per me come persona è stato importante autorizzarmi a chiedere il giusto riconoscimento di quello che avevo vissuto, e il fatto di poterne parlare con degli organi di giustizia è stato importante, perché ha dato riconoscimento a quello che stavo vivendo. E allora ti rimando anche a te questa cosa rispetto al tuo lutto: quanto senti di voler giustizia rispetto alla tua perdita? Che cosa puoi fare per ricevere il riconoscimento del tuo vissuto? E questo riconoscimento quanto cambia gli equilibri dentro la tua vita effettivamente? Perché è facile dire devi accettare, devi andare avanti, ormai ne apri un altro, prendi un altro animale, fai un altro figlio, qualsiasi altra cosa. Ma in realtà accettare è una dinamica, è un processo, e non puoi avere accettazione se prima non hai passato la fase della giustizia, del riconoscimento, dell'essere accolti. Dopo c'è l'accettazione. L'accettazione è una conseguenza di alcune fasi che ti portano a sentire, soprattutto nel corpo, che hai fatto tutto quello che era in tuo potere per ottenere il riconoscimento della tua richiesta. E fino a quando non senti di aver fatto tutto e di aver detto tutto, non puoi accettare, non puoi andare avanti. Questa parte della dinamica di accettazione è una fase normale che tutte le persone che subiscono una perdita importante attraversano, soprattutto quando la perdita è improvvisa, repentina, dove ti trovi a doverla accettare senza poter far niente per cambiare le cose. Ed è pesante a volte per le persone, perché siamo attaccati, siamo legati a quello che per noi significa. Ci sono dei legami, delle relazioni affettive di significato, di importanza,
Di conseguenza, arrivare ad accettare non è una cosa scontata. E se oggi non riesci ad accettare, se oggi hai ancora bisogno di parlarne, se oggi hai ancora bisogno di cercare la tua giustizia, la tua verità, la tua voce, di essere ascoltato e di poter dire quello che hai dentro, sappi che è una fase normale. Arriverà il momento in cui questo si ferma. Ma per fermarsi il tuo percorso lo devi fare, altrimenti non riesci a sentire la volontà di fermarti. Quando riesci a sentire questo è perché hai fatto veramente tutto quello che nel tuo istinto e nel tuo cuore doveva essere fatto, al di là del giudizio degli altri. Inizia poi una fase di transizione, devi recuperare la tua identità e come ti vuoi portare nel mondo. Sembra una cosa banale, sembra una cosa scontata, ma quando cambiano degli equilibri così importanti, tu non sei più la stessa persona. Le cose che avevano valore prima, forse adesso non hanno lo stesso impatto e lo stesso valore. Prima di questo hackeraggio, io ero totalmente focalizzata sul lutto animale. Adesso vedo che quello che posso portare si amplia anche alle altre perdite e agli altri cambiamenti repentini, perché questi cambiamenti portano la persona a confrontarsi con la sua resilienza, con il suo coraggio di manifestare se stessi, con il suo diritto di dire la propria verità e anche di perseguire la propria tutela, e anche poi di costruire una vita senza la rabbia, con l'accettazione e con l'amore di vivere, la fiducia di vivere, la fiducia in se stessi, perché attraverso questa fiducia è possibile costruire tutti gli asset di tutela che servono a una persona. In questa fase di transizione è possibile che le relazioni cambino. Qualcuno va via, qualcuno resta, qualcuno si avvicina, qualcuno di nuovo si avvicina. Come se le acque del mare e le acque del fiume si incontrassero. Mare e fiume si scambiano i propri fluidi, le sabbie, i pesci, le conchiglie, tutto quello che c'era all'interno. Per arrivare nella nuova corrente dentro al mare o nel nuovo moto del fiume serve il tempo per decantare, per fluire, per trovare la propria dimensione, la propria identità. Ed è proprio questo il lavoro che si va a fare con il coaching. Lo sto vivendo in questo momento su me stessa proprio per pulire dalla mia persona, dalla mia mente, dal mio cuore, tutto quello che appartiene al passato, dove il passato è venerdì scorso. È stato un taglio talmente netto che io l'ho sentito fisicamente nel corpo. Oggi sono qui perché questo podcast vorrei diventasse un luogo di cambiamento, un luogo dove le persone possono trovare delle risorse e degli insights per guardare a se stessi, alle proprie piccole o grandi morti, come delle opportunità di trasformazione, di resilienza, di cambiamento, di evoluzione, perché è proprio questo il mio lavoro, sia come coach sia come persona. In queste fasi ho trovato delle risorse proprietarie che nessun hacker potrà mai togliermi. È stato un momento proprio lampante, mentre ero al supermercato e stavo facendo la spesa pensando a come recuperare queste pagine. A un certo punto mi sono proprio accorta che gli hacker mi avevano tolto il mio mondo digitale, ma non mi avevano tolto me stessa, il mio messaggio, la mia missione, la voglia di fare del bene, la voglia di aiutare, di comunicare, di aiutare le persone a trasformare, a essere più forti, a potersi far avere fiducia in se stessi, a radicarsi in sé, per portarsi nel mondo con tanto intento e con l'indipendenza e la dipendenza da se stessi. Mi sono chiesta quali erano quelle risorse che potevo mettere in campo per affrontare il momento. Sono state soprattutto delle risorse tecniche, razionali, quali erano le connessioni, i luoghi digitali che potevo ancora sfruttare per comunicare con la mia community, con le persone che giornalmente mi seguivano, in modo tale da non perdere i contatti, perché per me era inaccettabile aver perso soprattutto la relazione con la persona, con le persone. Non era una questione di pagine o di business manager o di account Facebook. Per me era doloroso aver perso modo di comunicare con quelle persone che tutti i giorni venivano nella mia pagina Facebook, e magari c'eri anche tu fra queste, e mi lasciavano un commento, un pensiero, un like, una condivisione, un messaggio per raccontarmi la loro esperienza con il lutto animale e per chiedermi
un supporto o per darmi un loro feedback rispetto alle risorse che stavo dando. Quindi trovare i modi alternativi per comunicare con loro per me è stato importantissimo, perché mi ha permesso di vivere la mia transizione. Dopodiché ho capito che il punto non è il social, il sito o qualsiasi altro strumento digitale, il punto è quello che posso portare io alle persone, come costruito verrà costruito giorno dopo giorno. Ma mi sono anche focalizzata sulle tutele, quindi ho scartabellato tutti i social, tutti i miei account, cercando di capire quali erano quelle falle che avevo lasciato aperto nella sicurezza informatica per ignoranza, perché non sapevo che esistevano certe funzioni e non sapevo di doverle attivare per proteggermi. Adesso lo so, adesso le ho attivate. Questo è anche il valore del lutto e delle perdite. A volte ci mette di fronte nuove tutele, a nuovi modi per vivere la vita, a nuovi modi per prenderci cura di noi. Ed è una cosa importante. Su lì per lì fa male, perché è un bagno di umiltà renderti conto che ignoravi certe cose, che non hai fatto certe cose per ignoranza o magari perché davi per scontato. È importante rendersi conto che nella nostra parte di responsabilità noi abbiamo il potere di crescere, ed è questo che ti voglio passare oggi. Oltre l'orgoglio, oltre l'arroganza, oltre la prepotenza, oltre le accuse, c'è la possibilità di dire: ok, queste cose io non le ho fatte, non le sapevo, ora che le so le metto in pratica. E ora che so che certe cose si muovono con una velocità diversa dalla mia, presto attenzione. Questo vuol dire tutelarsi, vuol dire attivare delle risorse interiori che niente e nessuno ti potrà togliere. Questo ti porta a diventare una persona nuova, una nuova versione di te, perché quando apri gli occhi, quando ti riprendi il tuo potere e gestisci la tua vita con maggior potere, attenzione, responsabilità, umiltà, coscienza, presenza, tu diventi un'altra persona. Ed è esattamente quello che si fa all'interno del mio percorso di coaching. Questo è quello che mi sento di dirti oggi. Come andremo avanti con questo podcast? Desidero realizzare 2 volte alla settimana un podcast, in modo tale da poter parlare insieme di cambiamento, di resilienza, di tutte quelle che sono le strategie per riuscire ad affrontare i momenti di chiusura, dal lutto animale in poi, quelle che sono le perdite che vivi costantemente nella tua vita, che possono essere le relazioni in generale, perché mi rendo conto che parare a ballare, a muoversi dentro la perdita è un atto di potere, è un atto di crescita e di espansione, di luce. Io voglio portarti questo, voglio portarti amore, luce, presenza, forza, consapevolezza. Quindi ti invito, se ascolterai questo podcast, intanto a cercarmi su Facebook con il profilo personale che si chiama Carolina Venturini Pagni. Pagni con la GN è il cognome di mio marito e l'ho inserito per differenziarmi dal profilo hackerato. Se vuoi parlare con me, se vuoi che risponda a qualche domanda, scrivimi a info@carolinaventurini.it le tue riflessioni, le tue questioni, la tua domanda, e io nei prossimi podcast ti risponderò personalmente. Altra cosa importante, iscriviti alla newsletter, quindi dal mio sito www.carolinaventurini.it hai diversi modi per restare aggiornata tramite mail rispetto ai contenuti che andrò a creare. E infine iscriviti anche al canale YouTube e mi cerchi con Carolina Venturini, perché lì pubblicherò i video e mi potrai guardare negli occhi. Potrai farmi le domande nei commenti, parlare direttamente con me. Detto ciò, ti auguro una buona giornata. Spero che questa nuova modalità di confronto con te, di relazione con te, possa andarti bene, e spero veramente di poter iniziare un grande dialogo di crescita interiore per tutti e di appropriazione di forza interiore, di luce e di amore e di voglia di vivere insieme con te e con le altre persone. A presto e buona giornata.